Eccoci qua, buongiorno, ben arrivati a tutti. Siamo tantissimi oggi. Allora, un attimo solo, finiamo il disclaimer. Ecco qua, perfetto. Allora, buongiorno a tutti, ben arrivati. Scusate, sto morendo di sete. Allora, perfetto, benissimo. Partiamo con l'ultima operazione fatta del DAX stamattina. Non condivido più tanta roba nella chat, per il momento preferisco, continuo anche così, quindi per chi ha iniziato a usare la chat pensando che fossero dei segnali di trading, come già all'inizio avevo già detto, non sono segnali di trading, si trova un po' spaesato, dice: ma Paolo non fa più trading. No, non condivido più, perché mi condiziono a essere, tra virgolette, uno schiavo di una chat. Io non lo volevo proprio perché questo non l'ho fatto, quindi alla fine poca roba, per il momento sempre 12 giorni metto qualcosina, però può anche succedere che vado in ferie e non farò niente, ok? Come già successo la settimana scorsa, di lunedì e martedì. Quindi va bene, magari tanti si aspettavano qualcos'altro. Aspettate ancora un pochettino, a breve esce un robot che poi sapremo se sarà profittevole. Allora, un robot, come posso spiegare? Un robot visivo, tanti, tanti di voi, ma veramente ancora adesso, ma adesso piano piano sempre un po' di meno, ma tanti di voi mi hanno passato anche in passato: ah Paolo, ho fatto questa strategia, provo a vedere, magari funziona benissimo, ma in automatico sarebbe ancora più facile, così non occorre stare al computer. Però in automatico non è semplice. Mettere una strategia in automatico, si deve capire che nel momento in cui vuoi fare il tuo trade, l'emotività o magari una candela o un indicatore ti dice sì, allora lo fai, oppure dice di no. Robot no, robot fa quell'operazione perché tecnicamente, beh, vada, guardate il metodo fascia, non funziona in automatico, ma in discrezionale funziona, ottimo. Però non puoi dire all'indicatore: fai solo questa perché adesso va bene così, oppure fammi questa perché ieri il mercato si è mosso così. Il robot ti fa tutto, quindi logicamente un affare, poi una somma, di vedere la percentuale positiva delle operazioni è superiore alla probabilità negativa, già lì si capisce non può funzionare. Quindi sta uscendo un robot nuovo che non so neanche io, non sono stato io a ideare questo robot qui, lo dico direttamente, non è detto che tutto esca di sia farina del mio sacco. C'è stato Sirio che ha lavorato su delle inefficienze di una cosa che sono visto ancora, ma ci lavora già da un po', già da molto tempo. Eccolo qui, c'è anche qui in lista con noi. Quindi sta per uscire adesso a breve. Io so che a breve, perché Alessandro si è messo già a lavorare, quindi quando incomincia una cosa la finisce, perché poi non, se stacca uno o due giorni, poi non si ricorda più niente, deve ricominciare. Quindi so che ha incominciato, quindi lo finisce a breve. Questo robot poi andremo a vedere come sarà
come quando sarà attivo tecnicamente, dove sarà da limare un attimo, da mettere in squadra, diciamo, certe operazioni non le deve fare, certe sì, certe no, insomma, vedremo, non vogliamo ancora dire niente. Ok? Poi partiamo dal trading discrezionale. Io ho dato venerdì, perché alla fine è il bello del Paolo, chiamiamolo così. Paolo ha una cosa, che non riesce a stare zitto, ok? Non riesce a stare zitto, non riesce a dire le cose facendo finta di niente, aspettando e col senno di poi dire: ah, ma guarda che avevo visto che l'avevo detto. No, io ho detto il giorno, adesso non si vede neanche più la data, vediamo se la troviamo, ecco, il 14:45, il giorno 29 aprile, ok? 29 aprile, ho detto giornata long del DAX, ok? È incominciato i tempi, uno verde, 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 quattro verdi in questa zona qui, era il long. Va bene, se noi andiamo col senno di poi, potrei anche dire: guarda, ci ho anche azzeccato, ci avevo ragione. Perché? Perché guardate, se io vado a vedere questo, questa era la situazione long, ok? Questo era il long da fare. Questo era long da fare, questo era long da fare. Ok, vado a vedere, questo era long. Va bene, mi aspettavo però che da questa zona qui un trend rialzista. Cosa ha fatto? Si è spostato ed è andato giù. Si è incanalato, perché questa candela qui io la uso per tracciare un canale da questo minimo a questo minimo. Quindi alla fine, per dirvi soltanto che bastava questo pezzettino qui per tracciare un canale. Ok, ho tracciato questo canale che, guarda caso, si è fermato qui. Io ho fatto un'operazione long più o meno in questa zona qui stamattina, ok? Perché l'ho fatta? Prima cosa, la situazione rossa H1 finisce qui, quindi il tempo long finisce qui, ok? Quindi non è detto che finisce qui precisamente, potrebbe anche finire già in questa zona qui. Va bene, io mi sono detto H4 long, H16 long, io qui ho un long, tempo long, quindi provo il long da questa zona qui. Quindi adesso, arrivando a questo canale alto qui, è già una zona di take profit, ok? Poi magari tanti, ho scoperto che tanti, anche per questo ho ridotto la chat, perché tanti si sono fatti male. Ma io pensavo, sono entrato long, poi non sono uscito come hai fatto tu, l'ho tenuta e ne ho fatta un'altra, alla fine sto per bruciare il conto, ho fatto 5 operazioni long e il mercato sta scendendo. Ragazzi, io ho fatto un'operazione long e l'ho chiuso in positivo, se voi ne fate 5 in positivo e poi le lasciate correre e vanno in negativo, vi bruciano il conto. Quindi tanti si sono fatti male con la chat, perché non è da usare come segnali, da usare come un'operazione. Io non ho sfere di cristallo, io non so, non ho il numero di telefono di qualcuno che mi dice: guarda, oggi l'euro dollaro è long. Non esiste questa cosa. C'è una cosa che deve essere chiara a tutti: non esiste, cioè io non lo so. Poi ci sarà forse qualcuno, un extraterrestre, che dice: ok, oggi è l'euro dollaro long e va bene, ma io non lo so, non, non, veramente non riesco a capire come posso dirvelo, non lo so. Quindi inutile anche chiedermi: hai un consiglio per la sterlina dollaro? Non ho consigli, io non lo so, io trado a vista. Quindi il trade di oggi del DAX l'ho fatto. Chiaro che non ho fatto 10 lotti a caso. Se adesso mi arriva qui in alto e mi rompe anche questa zona alta, va bene, perché allora me ne frego della zona short, perché tanto comunque qui riparte long questo. Qui riparte long questo, e probabilmente sarà a fine long questa qui dell'H4, ma sarà ancora long H16. Quindi non sono più allineati i tempi, ma quello che spinge a questo punto è le zone più piccole. Ok? Bene, quindi staremo a vedere. Io ho fatto un long e lo chiudo. Se questo long qui mi va giù, 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 non ho problemi, perché l'ho fatto con una size tranquilla. La tranquillità è una cosa che, o meglio, la serenità è una cosa che vi salvaguarda dai postumi di treda avvilito, di treda che, a parte che magari ha anche già tutto perso, tutti i suoi capitali, non sa più dove sbattere la testa, perché alla fine non è soltanto finito, non ha soltanto finito i denari, ha anche finito la possibilità di recuperare, perché è chiaro, vorrebbe continuare a fare trading, però, oltre ad avere di nuovo la paura, io metto i soldi, li perdo, ok? Ha anche paura di fare un trade poi alla fine. Quindi questo dolore qui, perché? Perché arrivare a questo punto? Sai di chi sto parlando, no? Quindi non ti scriverò più fino a quando non mi scriverai sto meglio, perché sennò non è bello, se le cose negative le tolgo. Quindi te, che sei nella lista adesso di chi mi sta ascoltando, sai di chi sto parlando,
Ok, quindi non ti scriverò più fino a quando non mi scriverai tu. Adesso sono di nuovo brillante, perché sennò mi butti giù e io non voglio farmi buttare giù da nessuno. Okay? Le parti negative le ho tolte già da tanti anni. Come poi vi ho detto, io a dicembre faccio una cernita e stacco le cose negative che mi stanno attorno. Tutti gli anni lo faccio. Ok, sarebbe da fare più spesso, ma io lo faccio solo a dicembre. Bene, quindi in questo caso, quando ti trovi in una situazione che non sai più dove andare avanti, questo dolore di trader fallito è insuperabile. Per non arrivare a questo, quando fai un'operazione tipo l'euro-yen, ma io veramente i miei webinar sono forse un po' polemici. Vuoi dire polemici? Beh, insomma, faccio un po' a volte anche il patetico, che vi dico le cose che poi sono comunque davanti agli occhi di tutti, però. È da richiarire il trade di ieri fatto sul CAD di ieri. Io ce l'ho ancora aperto, ma perché ce l'ho ancora aperto? Perché tanto, prima cosa, ha fatto un saltino di 40 pips e ancora in laterale. Io ho la campana gaussiana gialla, che è questa, e questo è il max caos. Mettiamola gialla. Quindi anche qui io ho fatto questo trade, non ne ho fatti altri, visto che sta salendo, ne faccio altri 3, 4, 5, perché quando scendo guadagno di più, tanto deve scendere. No, ne ho fatto uno solo. Al limite ne farò un altro se vedo che torna giù. Sì, ma non mi interessa, io per il momento ho talmente tante cose per la testa, non immaginate, quindi un trade mi basta. Ho fatto questo trade ieri, come avevo detto, accelera sotto questo minimo, ha accelerato, infatti è arrivato fino a qui, quindi il trade già guadagnava alla fine i suoi 30 pips. Non l'ho chiuso nemmeno io, ok? Perché stavo facendo altre cose. Poi ieri ho preso anche un po' di tempo per me, sono andato a scatenarmi un attimino, a fare un giro in moto perché sono un po'. Sembra di no, ma sto facendo tantissime cose perché magari non lo vedete, ma stanno per uscire delle cose, delle novità per l'Academy che vi lasceranno un po' diranno: cavolo, ma adesso sì che ho un prodotto in più, ok? Un prodotto in più, ma non perché c'è un prodotto in più dove lavorare, ok? Sì, una cosa molto bella, Stefano. Adesso una cosa molto bella che secondo me piano piano poi anche Alessandro sta lavorando anche su un'altra cosa, cioè, possiamo dire due o tre cose un po' che usciranno a breve, proprio per questo io non sono tanto attivo né con il trading e né con tante altre cose, perché mi sto concentrando veramente su questo. Ok, però andiamo avanti. Io ho la campana gaussiana qui gialla, giusto? Questa parte qui centrale, ok, potrebbe essere il ciclo 1 o il ciclo 2, oppure addirittura un ciclo 1 molto forte. Allora, immaginiamo l'andamento ciclico. Io vi dico che se volete fare del trading dovete cambiare la testa, dovete avere sempre l'idea: ah, ma adesso forse mi frega. Cioè, vi dovete salvaguardare. Il grafico fa così, giusto? Si muove qui, arriva in questa zona qui, mi parte e fa così. Se questo è il ciclo 1, il ciclo 2, che è questo, deve andare a fare un nuovo massimo con il ciclo 2, giusto? Questo è il movimento. Fatemi vedere qualcosa. Il movimento che adesso c'è è in ballo adesso sul grafico. Questo qui. Cosa mi dite? Mi devo aspettare dove siamo entrati noi short qui? Guardate adesso al grafico fermo, cioè a un giorno dopo da questo trade fatto short qui. Se il pensiero del trader non deve cambiare, cosa devo fare? Se io ho fatto uno short qui, addirittura era ancora un po' più giù, vicino a questo minimo qui, io vi ho detto quando rompe il minimo, il ciclo 2, comunque il ciclo diventa negativo. Io l'ho chiamato magenta perché qui c'era il max caos magenta, questo è il minimo di caos magenta, ne mi aspettavo una partenza ancora ribassista, ma secondo me qui sopra non ci va. Quindi questa è già una zona di stop loss. Cavolo che segue. Mamma mia. Quindi mi aspettavo questo, giusto? Tornando al grafico, quindi io già ho immaginato questo, non l'ho ancora disegnato. Tornando al grafico, ve lo disegno anche qui, ciclo, che potrebbe essere l'uno o anche il due completo. Questo è quello che vi ho fatto vedere. Okay, quindi il trade fatto più o meno in questa zona qui era vicino al minimo e mi aspettavo che continuasse la parte bassista. Infatti era questo. Guardate che gli indicatori, io quando ho incominciato a fare questa,
Questa cosa per me, gli indicatori per me, perché non trovavo niente che mi rapportasse sul grafico quello che io volevo vedere. Ok? Poi magari dopo avere tutte quante queste cose in testa non mi servirebbero nemmeno più i grafici, però e non mi servirebbero più gli indicatori. Però continuo logicamente a portare avanti perché ormai fanno parte di me, non potrei più fare trading senza, chiaro, lo posso fare perché so gestirmi nei grafici, però è meglio vederlo visivo anche per il senno di poi capire. In certi punti, per esempio qui, senza avere questa cosa qui, non si poteva capire che questa era la ripartenza. Già da qui, o comunque già da questa partenza qui, si poteva fare un long, ok? Per chi sta usando i cicli. Va bene? In ogni caso, noi siamo qui. Qui parte qualcosa che potrebbe essere, dopo questa magenta qui, che è l'1, il ciclo 2, ok? Anche se questo fosse il 3, è la stessa cosa, perché qui dentro abbiamo l'1, qui il 2, questo il 3, la distribuzione deve chiudere. Scusate, probabilmente sarà anche un 1 e un 2, perché notiamo che il max caos più o meno è nella parte alta, nel centro della camera gaussiana, quindi questo potrebbe essere anche l'1 e il 2, che mi ha fatto un 1-2 così lungo, quindi la magenta ne ha fatto un ciclo unico. Va bene, non mi interessa. Da questa zona qui continua la fase ribassista. Quindi io non ho sbagliato il trade. Forse ho sbagliato i tempi, ma i tempi è normale che non si sa che questo qui è il minimo, dovrebbe continuare. Adesso magari continua a fare il suo ciclo, mi rompe questo minimo e accelera, mi fa tutta questa parte ancora ribassista. Quindi io mi aspetto questo sul CAD ieri. Quindi il trade fatto ieri non è da chiudere, non è, magari era da chiudere se chi ha fatto ieri ha guadagnato qualcosina con il CAD ieri, gli andava bene. Io, siccome lo sto facendo con delle size tranquille, non me la sono tenuta aperta, adesso la gestisco così. Quindi quello che io adesso mi sto aspettando è che la campana gaussiana magenta, che è questa qui, incominci di nuovo la sua discesa, quindi avremo praticamente la seconda parte di questo. Ok? Un'altra cosa molto carina che si potrebbe utilizzare a questo punto è spostare questa parte qui, che io l'ho messa apposta ma non l'ho spiegata, questa qui, qui. Quindi andare a misurare la parte centrale, che probabilmente non sarà neanche la fine dell'1, ma la 1 del 2. Alla fine del 2 andrà a vedere, ok, 68, 68, 54, più o meno dovrebbe essere questo, misuriamolo, 65, 6, 7, 8. Ok, questa è la fine, diciamo, di una distribuzione o di una campana gaussiana che dovrebbe essere regolare. Quindi più o meno è questa la zona di prendere profitto, ok? Quindi mi sono già portato avanti con i tempi. Qui all'interno potrei aver avuto un ciclo 1, un ciclo 2, non mi interessa neanche dove è andato a finire, lo lascio stare così. Cioè non mi interessa proprio la tempistica o la lettura ciclica o numerica in questo caso, lo lascio andare così. Si è fermato sul 50%, se notate. Questa è la zona dove si è fermato. Quindi il 30 è rialzista, ha fatto un ritracciamento fino al 50%, fino a questa zona qui, ritorna su il pivot mi cala fino al 50%, torna su, si è qui sulla 38,2. Se adesso mi ritorna al 50%, secondo voi torna su di nuovo o tornerà giù? Ok, a questo punto, visto che abbiamo qui qualcosa di importante, io preferisco fare così. Vediamo se riesco. Io tante volte lo faccio per eliminarmi lo stress di queste linee che mi danno fastidio. Ok, quindi ho ad occhio, poi lo risistemiamo, un Fibonacci così. Va bene. Prendo questo minimo qui. Metto con questo minimo qui, quindi ho già intercettato un minimo, due minimi dove tracciare una trend line che poi diventa parallela con un canale. Quindi avrò questa espansione qui che sembra la prima. Secondo me quella più interessante è questa, ma potrei anche metterla qui, ma la metto sulla prima perché devo essere sempre lineare con i metodi. Quindi questa è l'espansione, questo è il minimo. Vedete che questi minimi qui tornano giù, questo vanno a rompere. Il trade adesso, dov'è che lo devo fare? Vediamo questa roba qua. Il trade adesso dov'è che va fatto? Sotto il pivot. Allora, un'indicazione molto bella è anche quando va sotto il drive, ma lasciamo stare queste cose. Qui sul canale io non lo farei qui, ok? Vedete che sta toccando il canale e torna su. Però da sotto il pivot, quindi più o meno in questa zona qui, vi faccio vedere un'altra cosa ancora più carina. Non farei long se il prezzo sale, per esempio. Anche questo vi deve salvaguardare. Quindi più o meno in questa zona qui
diciamo sotto il pivot sul canale alto tra 3-4 ore, quindi nel pomeriggio, ok? Nel pomeriggio, a meno che non crolli adesso, ma nel pomeriggio io cercherei questa situazione qui. Addirittura la composizione di questo trade, che sembra preso così, diciamo tra le righe, cercando di passare un'ora con voi a fare un webinar, mi sto inventando una cosa che assolutamente non mi porterebbe da nessuna parte, quindi non la faccio, però magari nell'intento di spiegare una cosa del genere, visto che ci sono tante righe e tanti colori che io, se torno indietro di 15-16 anni fa, non avrei mai immaginato di avere un grafico così pieno, però purtroppo gli strumenti sono parte integra del mio trading, quindi gli strumenti sono gli indicatori, li devo usare. In questo caso mi aiuto con questo canale, ok? E vedo che se mi torni qui sotto potrei fare questo trade. Attenzione, il trade si potrebbe anche riprodurre ulteriormente sotto questo canale. Perché? Perché allora io ho ancora, poi dipende dal tempo che ci mette. Chiaro che se me lo fai qui, questo short non ti darei neanche, non ti direi nemmeno di farlo, però in questa zona qui sì, perché se mi accelera bene, mi rompe sia questo minimo, entra nel canale e fa la parte bassa. Addirittura poi ci si può aiutare, lo faccio però lo cancello, con un altro canale parallelo, ok? Volendo, ma nella giornata di oggi, se incomincia a scendere, mi arriva fino a qui, già io mi fermerei. Però quante volte abbiamo visto 180 pips, 150, ok? Solo per farvi un'idea. Bene, quindi questo per il KDN, mi aspetto questa cosa qui, quindi non è che mi sposto o cambio l'analisi o che ne so io, sto continuando a guardare l'analisi di ieri, non faccio i long, da metodo adesso faccia, il long non è da fare, questo long adesso non è da fare, al limite tecnicamente si potrebbe fare fino al più, ma campana gaussiana gialla in chiusura, non vado a farmi il long, ok? Un'altra cosa che si potrebbe fare, quindi ritorniamo al Fibonacci normale, è mettere un Fibonacci sull'ultima espansione, cioè questa, ok? Quindi io potrei vedere, addirittura spostandomi anche sull'ultimo massimo, potrei vedere che questa espansione qui, che normalmente sarebbe addirittura questa, la metto però sul minimo più fresco che ho e trovo questo Fibonacci qui. Se notate, il 50% è questo, quindi si potrebbe incominciare a gestire uno short dal 50% di questa zona qui. Un'ulteriore informazione, ma io non lo farò, non farò più short, mi tengo solo questo. Soltanto se mi torna sui minimi potrei provare a fare dei minimi già su posizioni che sono andate in positivo. Quindi anche questa mi sono alleggerito, ho portato ancora più sole nella mia testa, ancora più serenità, ancora più tranquillità perché il margine del conto è alto, non devo fare altro che aspettare. Se poi ho la fretta e ma io devo guadagnare i soldi, devo fare 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 i soldi, non fai niente. Io quando ho smesso, e Alessandro lo sa perché Alessandro mi conosce molto bene, forse è quello che mi conosce molto bene da questo aspetto qui, dei soldi, ma non me ne frega niente. Okay, sono pronto, sono praticamente sono, inter sono pronto, sono già programmato che se domani devo andare a lavare i piatti in un ristorante cinese dalla mattina alla sera, vado a lavare i piatti, non mi interessa niente. Cioè, proprio è bello la qualità di vita che uno si può magari anche costruire con avere quattro soldi in tasca. Questo non lo metto in dubbio, assolutamente no. Un bel televisore mega screen, una bella macchina sportiva, una bella macchina sempre nuova, la possibilità di cambiare le finestre e ricambiarle anche l'anno dopo, che ne so io, comprarti qualche aggeggio che magari non ti servirà niente mai nella tua vita, però ce l'hai, insomma, una piccola, diciamo, soddisfazione te la dà, anche se poi magari rimane fermo lì, no? Però, ragazzi, io tanti anni fa ho conosciuto. Vabbè, questa storia non me la racconto, è troppo lunga, lasciamola stare, magari per la prossima volta. Non si parla di essere umili, assolutamente non mi interessa niente. A me è proprio la cosa più bella che sto cercando da tanti anni è un posto dove vivere, dove sono contento. Okay. Purtroppo io vivo in una zona che ieri c'era un po' di sole, oggi sembra che venga giù il cielo intero perché è tutto nero. Non è tanto bello il clima e quello che non mi piace è più il clima. Quindi dopo un tentativo 3-4 anni fa
devi spostarmi in un'altra città, non è andata bene, non sono anche contento alla fine che non sia andata neanche bene. Forse ho trovato, andrò adesso a luglio per l'illustrazione in un'altra zona, quindi sto sempre cercando un posto dove spostarmi per vivere più in una zona climatica dove sto meglio. Quelle sono le cose. No, 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 non è troppo lontana, Stefano, è troppo lontana e le Seychelles sono troppo lontane, no? Devo cercare anche qualcosa che sia abbastanza vicino perché ho diversi figli, quindi anche questo che dia la possibilità magari di essere con un'ora di volo, 2 ore di volo abbastanza vicino. Ok, però torniamo a noi. Torniamo a noi. Voglio fare i soldi, ho bisogno di soldi, se non mi servono devo pagare, ho fatto, ma io non posso fare brutte figure, che io mi sono preso, ho dei soldi, devo fare i soldi, 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 soldi. Zero assoluto. Alessandro mi conosce molto bene perché tante volte ha sentito dire da me, ma anche visto proprio che dei soldi non mi interessano. Cioè, assolutamente proprio no, non un'antipatia, per carità, non è un'antipatia, perché fanno comodo e sono il primo che dice senza soldi non si può vivere. Però tante volte preferisco veramente dire ok, sai cosa, oggi non faccio trading, non me ne frega, vado a fare 1 o 2 tuffi in piscina piuttosto che stare lì davanti al monitor a fare trading, ok? Non lo posso permettere perché negli anni ho aperto altre attività che non c'entrano niente con il trading, quindi guadagno anche senza stare al computer, questo è vero. Ma adesso se io mi dovessi di nuovo incimentare a fare trading tutti i giorni perché ho bisogno di soldi, ho i soldi, devo fare i soldi, devo fare i soldi, tornerei indietro di 20 anni e i primi 3-4 anni dove ho bisogno di soldi, voglio fare i soldi, devo prendermi questo, la macchina, voglio questo, questo e questo, e io più ne avevo e più buttavo dentro. Quindi i soldi non attiravano, cioè il mio pensiero non attirava i soldi. In questo caso, ripetutamente andare ad invocare con il pensiero vi state rovinando perché continuate a dire ok, ma questo trade è andato male, sta perdendo 50 euro, se ne faccio un altro doppio più in alto, così se va giù prendo guadagno e questa sera sono flat. Non lo riuscirete mai perché poi intanto il conto non lo porterete mai flat, perché una volta che avete visto che state guadagnando 50 euro non le chiudete le posizioni, le lasciate correre perché volete guadagnare 100 euro, poi arrivate a 100 euro, ma adesso il trade della mia vita voglio guadagnare 150, lasciate correre e alla fine va a finire che il mercato si gira, non avete chiuso quello che dovete chiudere e alla fine. Vedete, ma vi faccio l'esempio di chi è entrato short qui magari e ha visto questa cosa qui e a un certo punto è detto sì, sto guadagnando 100 pips, ma se è beccato questa so 30 pips, ma sto guadagnando 120 pips, adesso la chiudo, ma sto tornando su e di nuovo aspetta che vada fino a giù, però se poi il prezzo mi torna su con il trade fatto qui non hai guadagnato un bel niente. E questi sono passati. Adesso immaginatevi, così magari a chi come te che ieri negativamente, nuovamente non mi aspettavo, cioè mi aspettavo qualcosa ma non proprio così drastica, diretta, però va bene, cioè, ti apprezzo per l'onestà che hai, però star lì a raggirarsi e a piangere su quello che è successo mi sembra la cosa più sbagliata, ok? Tirati 2 schiaffi, rimettiti in pista oppure usa il computer solo per Facebook e è tutto di guadagnato, ok? Tranquilli, le cose dette così dirette o vengono apprezzate oppure mandami a quel paese, non mi interessa, ok? In questo caso, se questo trade qui non è stato chiuso né qui né qui, state sbagliando qualcosa sul trade, giusto? State sbagliando qualcosa. Bene, se adesso immaginate che siete entrati qui, avete visto questo movimento qui, siete qui. Quanto tempo è passato da qui a qui? E non avete chiuso, questo qui è un tempo stress. Scusatemi, è un tempo stress. Cosa vuol dire il tempo stress? Che comunque io sono rimasto a mercato, non ho guadagnato, ma forse ho perso, ma ho passato tutto questo tempo. Adesso immaginatevi se al posto di fare solo questa operazione qui, avete visto questo, ne avete fatto un'altra, avete visto un'altra, ne avete una qui, una qui. Una qui, addirittura anche una fatta ieri sera perché magari qui scendeva ancora, ho visto, eh. Avete 3 operazioni in atto, dopo averne avuta una in positivo che poteva guadagnare, avete una in positivo e 2 a pari. Quindi se il mercato si continua a salire, avete 3 operazioni in negativo, avete perso soltanto tempo e soldi, senza voler chiudere questa. Quindi a un certo punto bisogna anche cercare di capire se io ho fatto un'operazione qui, aspetto. Magari aspetto anche 5 giorni, 6 giorni, ma poi guadagnato. Quindi questa fase stress che comunque aspettavi. Che cosa hai combinato? Hai aspettato perdendo soldi, io invece ho aspettato guadagnando col senno di poi.
magari non ho guadagnato i 500 euro che guadagno sempre, ma ne guadagno 200 dopo 2-3 giorni, chi se ne frega, ok? Quando vai a invocare la legge dell'attrazione, che non è la legge dell'attrazione, non è tutte le mattine svegliarsi, oggi faccio 1000 euro, oggi faccio 1000 euro, oggi faccio 1000 euro, non è attrazione quella. Quella è soltanto andare a cercare una speranza, di convincerci che oggi ce la facciamo, ma convincere se stessi che oggi ce la facciamo non è convincere il grafico a fare quello che vogliamo noi. Quindi cercate di dimenticare l'idea di fare i soldi subito, cercate di fare le cose calme, piano. Dopo un mese vi ritrovate il conto, veramente avete fatto il 100%, il 150%, quello che sta facendo Sirio, ok? Perché penso che non si mette a sparare a caso un'operazione, ok? Che un attimino la sua testolina, essendo anche un po' un professore, ma più che altro anche abituato a studiare, la testa automaticamente ha un ingranaggio in più. L'ingranaggio di avete presente il cambio delle marce di una bicicletta, ok? Il cambio delle marce di bicicletta ha diversi dentini. Quando la testa ha un ingranaggio in più, il passaggio di cosa potrebbe succedere dopo, tanti non ce l'hanno. Non c'è questo dente in più che già cosa potrebbe succedere se adesso, visto che sono entrato qui short e non l'ho chiusa, ne apro un'altra short, sto entrando nella stessa zona, non avrebbe senso. Ok? Quindi questo ingranaggio qui vi manca, tanti a tanti manca questo ingranaggio qui. E poi la cosa ancora più brutta, e io lo so che tanti di voi lo fanno, tanti di voi però si sono abituati a non farlo più, di stare 8-10 ore davanti al computer con le lacrime agli occhi, perché alla fine dopo un po' i monitor cominciano a stancare, a guardare questi grafici sperando che arrivi una candela di quelle che fanno percuotere il grafico e chiudere l'operazione in positivo. Ragazzi, volete vivere di trading o volete vivere per il trading tutto il giorno davanti al computer? Io ho un appuntamento alle 14 oggi, quindi non starò oltre le 14, non faccio niente, per esempio. Fino alle 12 e mezza, l'una, farò qualcosina, poi stacco tutto. Ok? Quindi alla fine, questo è, perché io nel mio discorso oggi vi dico: non cercate di fare i soldi subito, cercate di lasciarvi il tempo di farlo. Questo trade è stato fatto. Cade ieri, si va a superare. Non si fa altro. Cade ieri, abbiamo fatto il nostro trade. Non andiamo a cercarci tutte le operatività che si potrebbero fare. Non andiamo a vederle tutte le operazioni. Se abbiamo fatto il Cade ieri, che ne so io, per esempio, il vostro conto al margine a 1500-1600, basta, si aspetta. Se avete un conto bello grande dove ci si può stare anche altre operatività, allora si va a caccia di trading, a caccia di trade. Logicamente, come faccio se ho un'operazione aperta sul CAD/JPY? Ok? Qui ha anche un discorso, una tematica che tocca un po' tutti. Ah, ma ho visto anche l'euro franco svizzero, ma hai visto il GBP CAD, hai visto il gold, hai visto questo, e incominciate a sparare a destra e manca. Cosa più sbagliata che esiste. Ulteriore dente dell'ingranaggio del cambio marcia deve essere questo: cosa devo fare se ho già un trade aperto? Anche non voglio vedere cosa è questo, ma no, non facciamo. Ok. Ok, quindi alla fine devo guardare che trade ho aperto. CAD/JPY. Allora io faccio un po' un discorso al contrario, perché prima di aprire il CAD/JPY avevo aperto l'euro/JPY, quindi la stessa cosa, io avevo aperto l'euro/JPY, non vado a mettermi, per esempio, se sono short di euro/JPY, potrei anche fare un long di euro/dollaro, non è detto che sia sbagliato, però onde evitare, cercando una debolezza di euro con uno yen forte, sebbene la debolezza dell'euro è a volte data dalla debolezza anche del dollaro yen, quindi se il dollaro yen scende, scende anche l'euro yen, ok? Se il dollaro yen scende, sale l'euro dollaro, ok? Dato di fatto. Però onde evitare, mi sono detto, sono short di euro yen, non vado a cercarmi una correlazione inversa o un trade magari che mi potrebbe anche andare contro. Quindi non avrei mai fatto un CAD/JPY rialzista, oppure una sterlina yen rialzista, non la farei mai, ok? Non avrebbe senso. Come
Quindi vado a vedere le euro yen, siamo ribassisti, ho detto ok, sai cosa, le euro yen ribassista, la maggior parte delle volte il CAD yen si muove nella stessa direzione, sono andato a vedere cosa potrei fare sul CAD yen. Mi sono trovato una campana gaussiana alta e allora ho tradato short. Due trade, basta. Tranquillità, tranquillità, perché non faccio niente, non faccio niente. Magari questa settimana qui faccio 200 euro di guadagno, ma sì, che se ne frega, magari faccio anche 500. Cioè, non è che ho una mia stima di dover farmi oggi 5.000 euro. No, assolutamente no. No. Ci sono giornate, ci sono anche dei mesi, come vi ho già fatto vedere diverse volte, dove io sparo magari tante operazioni e quindi non riesco a guadagnare anche 2-3 mila euro in un giorno. Questo sì, ma ci sono dei momenti dove non ho bisogno o non ho tempo o non ho voglia addirittura di fare trading e lascio correre il trade. Tante volte mi sono salvato anche da situazioni di mercato che nel momento in cui potevo leggerle bene, il mercato poi a un certo punto ha reagito diversamente. Se mettiamo il caso del CAD yen, ok? Che questa operazione qui adesso è negativo. Se io vedo questa cosa qui, ok? Il movimento fa così, a un certo punto magari mi trovo qui. Io questa operazione che ho fatto qui non mi dà fastidio, ce l'ho ancora talmente piccolina che sì, se scendeva qui guadagnavo 200 euro. Però se mi va a finire qui in alto, se ne perdo 300-400 euro, ma ho il conto che da qui in alto mi posso sparare due lotti, mi faccio così, chiudo tutto e chiudo anche questa. Quindi la determinazione di riuscire a pulire il conto da un'operazione andata male parte ancora prima, quando si incomincia con la bicicletta, adesso poi una volta non c'era, ma le prime biciclette con le marce. Quando andavi a una certa velocità mettevi la marcia più grande, quindi l'ingranaggio più grande, quindi pedalavi di meno, la ruota girava più velocemente perché pedalavi di meno sulla ruota più grande degli ingranaggi. In questo caso qui, io ancora prima di partire, devo capire che questo trade qui lo posso salvare. Allora guardate, guardate anche cosa vuol dire il tempo. Questo trade fatto qui più o meno, qui dov'era? Lo posso salvare col senno di poi qui in alto, ma per salvarlo qui con due lotti, e qui entro, che ne so, vi faccio un esempio, un 0,10, un 0,20, ok? Per salvare questa operazione qui con un due lotti qui in alto, già qui devo capire che non posso sparare cinque operazioni qui, perché qui, caro amico trader fallito, ok? Che non hai fatto i compiti perché continui ad avere, io voglio fare i soldi, faccio i soldi, voglio fare i soldi, 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 assolutamente alla fine. Quello che ti ho, come si vuol dire, ho fatto una previsione di quello che doveva succedere ed è successo. Ma perché? Proprio perché è una dinamica che io già conosco. Qui un trade solo, qui secondo trade di recupero pesante, perché la dinamica del prezzo è giusta, il tempo che hai aspettato è giusto. Ma se tu qui mi spari 5 operazioni da 0,2, sei già fuori con un lotto. Se il tuo conto a 2-3 mila euro, arrivi qui non puoi neanche più respirare. Non hai più spazio per spararti un lotto di recupero, perché puoi spararti soltanto un lotto di disperazione, sperando che non rompa questo massimo, poi mi ha rotto il massimo e mi ha fregato perché è andato ancora long, io avevo un'operazione, ma il margine non ha tenuto. Ma il margine non ha tenuto, lo devi sapere prima, non dopo. Qui parliamo di trend discrezionale, ok? Discrezionale, la parola, che cosa vuol dire discrezionale? Da cosa deriva questa parola? Inutile che andiamo adesso a guardare. Nei vocabolari lo sappiamo, ok? Quindi devo avere la discrezione di me stesso e anche del mio capitale. Se non faccio questo, abbiamo sbagliato sin dall'inizio. Il trading discrezionale è questo. Se io mi posso permettere da oggi a domani andare a vivere in un altro paese, è perché ho avuto la discrezione negli anni di mettermi in testa che devo avere questo ingranaggio in testa che mi dice che cosa succede qui, non cosa succede qui. Questo è un trade solo. Non devo fare altro di sapere che qui si sposta. Se continuate a fare, oggi voglio questo, voglio comprarmi il Rolex d'oro, voglio la barca, voglio questo, qui non prenderai niente. Però qui hai la possibilità di avvicinarti alla tua barca, al tuo Rolex, quello che ti fa piacere comprarti, perché questa zona qui l'hai soltanto andata in perlustrazione di un trade, la fiamma pilota. Poi, se ho fatto i calcoli prima e qui non mi va bene, però qui il grafico non ci va, passa il tempo di lateralità, a un certo punto mi crolla qui, non ho bisogno dell'operazione di recupero, il tempo che ho perso sono 2-3 giorni, ma il trade è sempre lo stesso.
Ho reso l'idea o non ho reso l'idea su queste cose qui? È dedicato a te che ieri mi hai scritto male, tu come stai? Cioè, io ti ho scritto come stai e tu mi rispondi male. Allora, la prossima volta non mi rispondere, che fai la cosa migliore perché ti porti, cerchi di spalmare la tua negatività in giro, tienitela per te e mi dispiace. Non posso fare altro che dire mi dispiace per te, ma se tu vai a pensare che ti ho fatto gli esempi ieri, ma oltre agli esempi, vai a vedere le persone che hanno, i genitori che hanno un figlio malato o che hanno perso addirittura il bambino per una malattia o che hanno le bombe che gli cadono sopra il tetto in testa perché sono in un posto di guerra o non hanno da mangiare, tu sei un signore e stai benissimo, ok? Che tu abbia avuto la possibilità di provare a fare trading e hai perso i tuoi soldi, va bene, immagina chi non ha neanche avuto questa possibilità. Ok? Se hai provato, ci hai provato, hai perso 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro, ma tu ci hai provato. Ok? Immagina chi con questi 2.000-3.000 euro non li ha e non li può fare. Quindi alla fine, assolutamente, se puoi fare una cosa, il discorso anche ho graffiato la macchina, la devo portare dal carrozziere. Ringrazia che c'hai la macchina da graffiare. Immagina se non ce l'avessi. Ok? È tutta una catena, il sistema. Tu hai la macchina, la graffi, non vuoi il graffio, la porti dal carrozziere, la aggiusti, il carrozziere guadagna, sfama la famiglia, ok? Tutta una catena, ok? Immagina se tu della tua macchina te ne fregassi del graffio, intanto non è che la macchina funziona male perché c'è una botta sulla sua porta oppure c'è un graffio, non gliene frega niente che tu al fine settimana stai lì con la cera a lucidare la macchina, tutto il tempo perso, ok? Anche questo è un ragionamento mio che non ho una macchina di quelle piccoline, ma appena riesco a sistemare un po' tutto, voglio una macchina di quelle che usa e getta, praticamente. Non me ne frega più niente di questo. Uscire dal sistema, si deve uscire da questo sistema che ti condiziona. Sei condizionato anche a dover andare a togliere quel graffio dalla portiera della macchina perché non si sa mai che fai brutta figura in giro. Ma chi se ne frega? Cioè, alla fine il sistema di controllo mondiale proprio interno dentro noi stessi, devo uscire dalla scena, uscire da questo. Se esci anche da questo, riesci a capire molto di più della vita. Ok, allora fammi leggere. Sì, ma te lo dici, ma continui a piangerti addosso. Ok, lo dici lo stesso, che non serve a niente, ma se continui a piangerti addosso, no? Quindi alla fine, no, non ti devi convincere. Se non ti convinci adesso, non ti convinci più, continuerai sempre a fare la stessa cosa. Cioè, io non ho più speranze perché tanti ho visto arrivare proprio alla fine, ma poi alla fine dirmi, sai cosa? Ho capito talmente tante cose adesso che quello che ho sbagliato mi serve per il futuro. Non servirà a te in futuro perché continuerai a fare gli stessi sbagli. Ok? Quindi, con la stessa testa che ti trovi adesso, okay, quindi non serve piangermi addosso, ma continui a farlo, quindi devi cambiare veramente tutto. Io ti ho dato dei consigli tempo fa, non hai seguito, non li vuoi seguire, o forse non li seguirai. Secondo me era meglio che facevi quello che ti ho detto. Io scherzando ti ho detto vai a quelli pomodori, ma era un motivo per darti un attimino una spinta da dietro, cioè dire ok, adesso ti devi alzare e fare anche qualcosa che abbia senso, ok? Non dico che fare trading non ha senso, ok? Però per te stesso ti serve una maniera di metterti in regola, metterti in carreggiata, ok? Quindi non è male, ok? Un lavoro tradizionale fino a quando ti rimetti nel meccanismo, così vai soltanto a finire di male in peggio, ok? Va bene, andiamo avanti. Allora, abbiamo visto il CAD yen, ma visto però che dopo aver fatto l'euro yen, io ho scelto di fare un'operazione sul CAD yen che sono copie molto simili. Quindi non andrò a fare altre cose che mi vanno a mettere in difficoltà il conto perché sto scegliendo delle copie che sono inverse. L'euro yen, questo trade qui, vedete, sono trade che comunque sono rimasti in positivo e la cosa che adesso mi spinge a tenere questi trade che ancora ce li ho aperti è proprio questo. Andare a vedere che su questo massimo qui e questo minimo qui mi metto un bel canale dall'ultima espansione, ok? E ho questa zona qui. Quindi ancora vado ho il pensiero, questo è il max chaos, vedete? Questo è il max chaos. Non mi interessa quello che lampeggia, quello che si accende, questo long qui non lo farò mai,
proprio perché la campana glossale sta spingendo. Ok? Quindi a questo, anche la campana glossale per 4, quindi quella turchese, sta spingendo. Quindi anche se mi ritorno a questa zona qui, non farò lo short perché comunque ho già due short aperti, andrò a farmi soltanto questo movimento qui. Un'altra reazione che abbiamo dentro questo grafico qui è un'altra situazione che è questa. Proprio, anzi, facciamo così, la copiamo, copiamo questa. Copiamola. Questa espansione qui, ok? Poi posso anche mettermela così, non è questo oppure questa. Guardate, che allora sono parallele. Potrei capire che se mi arriva qui sotto in questa zona qui deve ripartire. Ok, quindi visto che la campana gaussiana è arrivata alla fine, non ancora, mi aspetto con un ulteriore short, e anche questa qui è una cosa intelligentissima da fare, perché l'intelligenza di un trader non è: cavolo, che peccato, se tenevo questo trade l'ho chiuso troppo presto, è sempre lo stesso sbaglio. No, hai chiuso il trade in positivo, quindi chiudere un trade in positivo è la bravura del trader, no? Guardate, io questo già ho fatto il conto di questa cosa qui. Gli schemi sono sempre gli stessi, eh? Non si sgarra, vado a vedere poi qui. 50, diciamo così più o meno, 47. Ad occhio, cioè, non mi interessa più o meno questa zona qui, poi nei particolari potrei anche andare a vederla. Quindi ho questa zona qui, se adesso il prezzo mi scende e arrivo qui sotto con la prossima fase ribassista, perché con la prossima fase ribassista? Perché devo adeguare la fase ribassista a questo trade? Allora immaginate, andiamola da qui, questa fase qui. Perché alla fine il webinar deve riuscire a fare un webinar sul trading o fare dei webinar basati su un trade o un'analisi, non è quello il punto. Io voglio farvi arrivare a tanti di voi hanno capito, tanti di voi anche ieri ho ricevuto, sebbene la chat non è attiva, ho ricevuto talmente tanti messaggi anche negli ultimi mesi della chat e dell'Academy. Non è lo scopo di seguire l'Academy, seguire la chat, ha fatto un trade o non ha fatto un trade. Cercate a tempo perso, quando avete tempo, di studiare, ok? Poi abbinate tutto il resto e vi trovate nella logica, entrate nel sistema e con uno o due trade alla settimana vi siete fatti il gruzzoletto, ok? Questa cosa qui io mi aspetto una fase rossa, quindi mi aspetto praticamente che il grafico mi faccia una situazione così, 12 candele ribassiste. Ok, guardate, è incominciata qui, 17 candele ribassiste, quindi questa fase qui, short, è la fase terminale, vedete? Prendiamo il caso questa cosa qui, grafico scende, poi sale, grafico scende, poi sale, poi scende. Quindi questa fase qui, questo movimento così di lateralità, no? Quindi adesso qui magari potete fare così. Quindi al prossimo, non questo verde non mi interessa, al prossimo la fase, anche se mi fa uno, due, tre verdi, non è detto che sale così. Okay? Questa cosa qui, che quando mi fa il mio pezzettino verde, però comincia a farmi la fase rossa, questa fase rossa è il mio punto dove io spingo. Se fossi davanti al computer e dovessi fare trading, o comunque ho la possibilità di fare trading perché ho bisogno questa settimana di fare dei soldi perché non mi sono fatto niente, negli ultimi 2 mesi non ho fatto niente. Non mi trovo in una situazione di serenità che non ho nient'altro da fare che concentrarmi nei grafici, allora questo pezzettino qui per me è chiodo e martello. Qui è un chiodo che devo spingere, quindi qui spingerò con tanti lotti su questa fase ribassista. Ma mi sono fatto il discorso, me lo sono già fatto a priori, cioè me lo sono fatto già ancora prima di cominciare a vedere questa fase short, mi sono già premonito che dovrebbe essere così. Bene, torniamo un attimino da noi. Partiamo dall'inizio. Come faccio sempre nei webinar, parto dall'inizio. Io il trade positivo del DAX l'ho fatto più o meno in questa zona. Adesso vorrei andare a vedere anche io in chat, non ricordo più dove l'ho fatto perché sto usando anche l'altro computer. Allora, 14.01.075. Allora, continuo, andiamo a vedere questo. 14.01.
già 14, 12, 0, 21, ecco, più o meno 0,21, 75 addirittura, precisissimo. Vedete, qui entrati qui siamo positivi. Quindi notate che anche se io qui poi non l'ho fatto il long perché comunque era venerdì, il giorno 29 pare che era venerdì, può essere? No, il giorno 29 non era venerdì, il 29,4 era di domenica. Allora questa cosa qui, quando è che l'ho messa io? Dovrei andare a vedere in chat quando ve l'ho messo. Voglio andare a vedere con voi per proprio capire come funzionano questi tempi. Un attimino che andiamo a vederla subito. Allora, dove ho scritto anche prova del 9? Venerdì, era venerdì. Venerdì era il giorno 29. Perché qui mi dà il giorno 29? Ah, era 29 maggio, 29 aprile era venerdì. Scusate, ho sbagliato il calendario. 29 aprile era venerdì, sì, infatti mi sembrava strano. Venerdì avevo detto questo come prova del 9, da qui dovrebbe andare l'on. Ok. Notiamo un'altra cosa, se vi ricordate, e questo deve entrarvi nella testa perché non ha senso, e io vi consiglio da subito, da adesso, in questo momento qui, bloccare il webinar, andare nella chat, andare su Skype, andare sul portale del Visual e mandare la disdetta dell'Academy, perché non avete capito una mazza e dovete smetterla di fare trading, perché sennò vi rovinate l'esistenza. La cosa che io, un appello mio è andate, dovete disdire la chat, non la dovete fare, non dovete fare più trading, non dovete più fare l'Academy, non fa per voi, perché avete sbagliato. Avete sbagliato perché non esiste un'indicazione al 100%, ok? Esiste un ragionamento, ok, che vi fa raggirare, ok, tutto il sistema. Se vi ricordate, quando io parlavo dei tempi, ho parlato anche dei livelli di entrata di un tempo. Se un tempo è long e il mercato si muove nella parte contraria, ci sarà un motivo, giusto? Bene, io quando ho dato questa direttiva, chiamiamola direttiva, che ho detto alle 14:45, la fase long su questa zona qui. Ok, prima cosa è questo minimo qui era quello che mi aspettavo, perché cioè questa partenza di questa zona qui H1 è quella che mi aspettavo di ripartenza in concomitanza con questi due indicatori che sono già verdi. Quindi mi bastava questo che era verde e questo che era verde. Quindi 14:45 non ho inventato la cocca, sono quattro tempi long, dovrebbe andare long. Bene, allora questa zona qui, che io adesso me la vado a disegnare, e un colore, prendiamo un colore che rimanga, così ce l'abbiamo. Ok, questa bella lineetta, bella grossa così, ok? E me la porto qui. Quindi notate che non c'è un lavoro da uno che ha fatto, che ha 5 lauree e non sa neanche più dove mettere i suoi diplomi. Ok, non è assolutamente questo. Così si sposta sul minimo di partenza. Adesso prendiamo d'occhio, sarà questo il minimo, non mi interessa. Più o meno questa zona qui. Se io ho questa zona qui dove è incominciata la fase long, verde H1, e queste qui sono ancora long, il mancato long che è venuto qui è probabilmente una spinta ribassista che era questa. Okay? Se notate nella parte secondaria che questa qui è ribassista, il prezzo invece incomincia a salire. Mi va a fare questo, quindi ha un controsenso usare questa indicazione qui. Quindi vuol dire che l'H1 è fuori fase. Notate che l'H1 è fuori fase? Quindi l'H1 è fuori fase, sono in fase però gli altri tre. Quindi quello che spinge sono l'H6 e l'H4. Ok? Bene, quindi questa zona qui che ho adesso qui in alto, togliamo così, faccio l'ultimo, vi faccio uno spiegamento su questa mia deduzione. Ok? Chiamiamolo così. H1, perché questo è il minimo di partenza dell'H1. Qui lo mettiamo anche di questo colore qui, così lo sappiamo. Mettiamo 16, che è un bel numerino. Questo è H1. Ok? Questo minimo qui è H1. Pianificare, pianificare. Ok? Pianificate la vostra partenza. Va bene. Adesso poi li rimettiamo sul posto. Questo qui è H1, se possiamo fare così, che mi sa che è meglio, se io li faccio così è meglio, mi rimane nella zona in cui voglio. H1, vediamo se è vero quello che dico. Okay. Questo rimane, questo lo cancello, questo dovrebbe rimanere dove voglio. Quindi lo facciamo così ed abbiamo, oppa, la, pa, la, pa, 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 pa. Se
d'occhio, non siamo qui a 8, H1. Ok, poi togliamo questa, che sicuramente era già un esempio, o qualcosa che mi sono messo io per fare trading, quindi ce l'ho questa. Vado a vedere questa cosa qui, che è l'H4, da qui mi parte l'H4, allora faccio così, da questo minimo qui parte l'H4. Quindi già, ragazzi, parliamo la stessa lingua o non parliamo la stessa lingua? Guardate, questo qui, H4. Quindi abbiamo già dei livelli di H4 superiori, che è già partito qui l'H4, quindi quello che spinge è l'H4. Ma ragazzi, non ci avevo pensato, eh? C'ha ragione. Va bene, andiamo avanti. Andiamo a vedere che rimangono lì l'H4 e l'H16. Andiamo a vedere però da dov'è che è partito l'H16? Ah, qui. Io sono un po' un bastardone, lo so, però non è che io ne so di più di voi, che dico di là. Io vedo le cose e me le vado a studiare come fa Sirio. Come fanno tanti, quelli che studiano e si portano avanti, fare trading è anche star lì sul grafico a studiare queste cose. Ok? H16. In questo caso, portandomi questa analisi qui, io so che questa linea qui, poi per essere un po' più, posso metterle così so che fanno proprio parte di questa linea qui, le vado a sovrammontare. Ricordate di non usare la lettera, ma usare il file di testo, che loro rimangono fermi. Posso muovere il grafico, loro rimangono fermi dove sono, ok? Quindi rimangono fermi all'infinito queste linee qui. Quindi ho H4, H16, l'M15 logicamente non lo vado a segnare, sarebbero troppe. Allora torniamo a noi, andiamo a vedere che l'H16 è partito qui in una fase rialzista. Potrei tornare ancora indietro nei tempi, ma non ha senso a questo punto. L'H16, io vado a vedere l'H4, siamo sopra. La linea dell'H4 è questa, allora scusate un attimo, che l'H4 è questa, l'ultima, ok? Che partita qui. Potrei anche andare a prendere l'ultima H4, che è questa, ok? E l'H4 vedete che da qui diventa un H16, perché è partita qui assieme. Quindi l'H16 e l'H4 hanno due situazioni. La situazione è che l'H4 ha fatto questo long, poi ha fatto questo short, e questo è un altro H4. Okay, che sarebbe questo. Quindi logicamente questo massimo qui è riferito, possiamo scriverlo così, a un H4. Quindi anche queste cose qui, che cosa ho fatto? Ho sbagliato grafico? Ah, ho spostato H4, ho sbagliato. No, ritorno, ok, ho schiacciato lo sbaglio H4. E voglio mettere questo massimo qui, torniamo un attimo indietro. Che è il massimo di H4, spieghiamolo dov'è. H16, questo è il massimo di H4. Aiutate un attimino. Da qui è partito, ha fatto questo massimo qui, da cui poi comincia la fase ribassista. Ok? Quindi questo massimo qui, che me lo posso anche segnare qui, poi ognuno sceglie sui propri colori o non fa tutte queste linee uguali. Vedete, questo massimo qui combacia. Ok, con questa linea qui l'avevo già messa. Andiamo a vedere un attimino se riusciamo senza fare confusione a metterci. Sono spostate, ne ho fatta doppia, quindi questa l'ho fatta doppia. Devo cancellarne una. Aiutatemi un attimino, c'è tanta roba dentro. Si è spostato. Oh, farvi questi esempi qui. Togliamone uno intanto. Poi, purtroppo, il grafico è quello che è. Non riesco a farlo stare tutto. Questo è il massimo dell'H16 che diventa. Questo qui invece è la ripartenza dell'H1, ok? Ripartenza dell'H1. Adesso si sono sfasate, sono spostate tutte, aiuto, devo rifarle perché ho spostato tutti i time frame. Cavolo! Vabbè, le rifacciamo veloci, dai, vediamo se riesco a farle. Purtroppo il grafico non ci sta tutto, quindi devo tenermi la parte di ripartenza. Allora, partiamo dagli ultimi punti, che così ce li abbiamo. Questo qui è H1, che la faccio partire qui, l'H4 che parte qui, l'H1, ho preso questa zona qui di H1 che è questa, l'H4 è questa, l'H16 si è spostata, devo andarla a cercare, l'H16 ho fatto partire in questa zona qui, l'H16, vediamo se lo potevo partire qui, sì, ok, questa è l'H16.
La cassetta qua, la cassetta l'ho fatta prendere più indietro. Sto facendo confusione. Purtroppo è questo qui è la cassetta. Vediamo se si rimettono nella stessa zona. Questa è la K16 ed è anche la K4. Questo qui è il massimo che io volevo cercare. Attenzione, ragazzi, ci sta un po' facendo un po' di confusione. Purtroppo numericamente è difficile tenere queste linee qui. Devo fare di un altro colore, ma ormai andiamo avanti, se no stiamo oltre il tempo. Io cercavo però sull'H4, quindi torno indietro, il massimo dell'H4, che è questo qui. Okay? Che è questo qui. Questa linea che ho fatto ultima qui la devo contrassegnare H16 AE, quindi massimo, ossia un max, così ce l'abbiamo. Questo è il massimo dell'H4, no, dell'H16, scusate. Dell'H4, scusate. Dell'H4. Ok, sembrava più facile quando me lo sono fatto in testa questo ragionamento. Questo è il massimo dell'H4, ok? Che è questo, okay? Il primo max che ha fatto con questa situazione qui. Da questa zona qui, ok? Che è partito il massimo in questa zona qui, ha fatto la discesa e si è fermato qui. Esattamente in questo minimo qui. Guarda caso è ripartito da qui. Quindi da qui avrei il minimo dell'H4 che non me lo segno, però allora io con questa zona qui, sapendo che il massimo precedente era questo e sono vicino al massimo dell'H4, dovrebbe rompermi questo. Quindi io mi sono fatto questo ragionamento ancora prima di fare il trade, l'ho fatto. In questa zona qui che c'è un canale, che dovrebbe rompersi il canale, ok? Quindi potrebbe farmi anche questo scherzo di tornare giù, però, io sono ancora long. E se notate, ve lo disegno qui, questo massimo qui, prendiamolo proprio il massimo che mi dà la candela, fino al minimo questo qui. Vediamo se riesco a farvi un giochettino di quelli. Un po'. Il bello del trading quando non ne sbagli una, giusto? Quando sei il re del trading e tutto il resto. Purtroppo il grafico è quello che è, dobbiamo fare così, cercando alla cieca, diciamo, i massimi, perché se non lo fai un po' più grande il grafico viene sempre questa confusione. Però vabbè, insomma. In questa zona qui io ho il massimo, che poi sarebbe stato questo, quindi usiamo proprio il massimo che mi ha dato qui, esattamente. Quindi in questa zona qui più o meno è il massimo. Ok? Questo massimo qui che ho avuto, ok, è il massimo che mi ritrovo qui in alto e vado a trovare il minimo che è questo. Quindi posso tracciare tanta roba, questo non mi serve. Lo posso tracciare così. Guardate, mi viene fuori una trend line che non dice niente, però questa trend line che non dice niente, guarda caso su questo minimo qui, quindi mi becca anche delle zone interessanti. Posso fare il mio solito giochettino, che ormai negli anni è diventato uno scherzo farlo. Mi metto questo, sovrappongo la mia trend line rossa, ok, cercando di metterla più o meno parallela. Più o meno così. E vado a mettermelo sul massimo che è questo, sul minimo che è questo, è una distanza che io mi devo trovare, per esempio questo massimo qui, per esempio questa espansione qui, per esempio questa espansione qui, oppure, okay, lasciare che la distanza sia esattamente da questo minimo qui, okay, al massimo, quindi questo, usare questa cosa qui come livello di distanza massima di una forca di pitch prefabbricata, copiando questo canale qui, e mi sposto, oppala, prendiamo il pezzo giusto, questo, e mi sposto il canale qui in alto. Poi magari potevo anche mettere un colore un po' più accentuato, però nel discorso ingarbugliato di mettermi i livelli, chiaro, questa è un po' la difficoltà, vediamo se così si vede meglio, okay, la difficoltà che si ha quando si trasportano nei grafici della metà 3 da 4. Purtroppo però
con il tempo ho scoperto anche la Meta 3 da 4, ha dei vantaggi rispetto alla Meta 3 da 5, ne parlavo proprio ieri con Sirio per diverse cose, però vabbè, non importa, vediamo questa cosa qui. Quindi il livello, vedete che è questa cosa qui, come take profit. Bene, andiamo a vedere un'altra cosa. Cos'è che devo fare? Io ho questa cosa qui, mi sono calcolato una forca di pitch. Qual è la forca di pitch più interessante adesso da andare a vedere, visto che io sto aspettando che mi rompa questa zona qui e mi acceleri? Mi acceleri andando sopra la zona long, che è questa qui, la zona che io dichiaro long, si è anche un po' spostata, perché se vedete si è spostata adesso, si è spostato tutto. Sono a M15, si è spostato un po' tutto quanto, è sparito tutto, uguale, non importa. Dovrebbe essere questa qui. Si è spostato, vedete, si è spostato, perché si è spostato? Perché ho cambiato il time frame, M15. Voi non mi dite niente, sto lavorando sull'M5. Ok, quindi in questa zona qui che io ho calcolato, adesso spero di non aver sbagliato niente, ho calcolato lo stesso, sui minimi sbagliati perché prendevo le mie pinze, ma è la stessa cosa, sui massimi che io trovo, adesso me li devo andare a ricalcolare perché guardavo i massimi dell'M15, diciamo così non cambia più di tanto. Per fortuna sono pragmatici i movimenti. Ok. Non me ne sono accorto, se voi mi mandate un video con un'analisi anche sbagliata. Questa zona qui è il mio take profit. No, non è questo. Cancelliamo questo, infatti sembrava strano. Copiamo il canale e lo sposto. Questo qui è la mezz'ora di take profit. Allora, qui adesso si ragiona perché il take profit è già una zona abbastanza alta. Quindi una rottura di questo canale qui, e il take profit diventa questo. Non è fantascienza, eh? È molto semplice. Non mi riusciva perché avevo l'M5. Da questa espansione qui io ne ho ricavato questa espansione. Ok? Guardando anche i tempi, quindi questa zona qui che adesso è quella che sta per rompere, ok? Che è la zona più importante perché è quella dove erano allineati tutti i quattro tempi long. Vogliamo un po' di roba che così vi ho fatto lo spiegare. Ho spiegato un po' quello che intendo dire, poi ognuno se lo fa nel suo grafico e se lo mette a posto. Allora, andiamo qui, togliamo questo. In questa zona qui, spostati anche questi qui. Vedete, cambiare il time frame, mi ha provocato uno spostamento di tutto. Ok, non importa. Okay, M15. Quindi in questa zona qui, se mi rompi questo, mi porti in questa zona qui alta. Cos'è che manca alla costruzione? Tanto guardate che sta rompendo. Cos'è che mi manca alla costruzione ancora del terminale di questo trade? Qual è? Io già dare che si romperà questo canale dove normalmente tanti andranno short e qui ci rimani con l'analisi tecnica al 50% perché potrebbe funzionare come non potrebbe funzionare, ma avendo già una tematica dei tempi, normalmente avendo proprio la prova del 9 che è questa, questo livello qui, questo era l'unico che dovevo lasciarmi con questo. Ok? Questa è la rottura, ulteriore rottura dei tempi. Ok? Cos'è che manca ancora per calcolarmi una zona di take profit che abbia senso? Perché quando hai una zona di take profit che è calcolata singolarmente va bene, può andare bene, ma quando ho due motivi, okay? Quando uno viene processato, non viene processato perché soltanto c'è una prova, devono essere una, due, tre prove, combaciare, quando l'evidenza è questa, uno è colpevole. La stessa cosa nel trading, quando devi avere un colpevole o una zona, in questo caso dei take profit, devi andartela a cercare. Guardate, questa zona qui potrebbe diventare un'ulteriore zona di take profit. Quindi questa è la zona di take profit. Questa zona qui. Da dov'è che potrebbe terminare la zona di take profit? Dov'è che finisce? Ve la metto qui. Allora,
Se notate, c'è questa linea qui, io posso portare avanti ancora la mia teoria mettendovi una linea qui in alto. Questa zona qui è la zona di tempo dove finisce il tempo short, incomincia la zona long, ma finisce anche il tempo long, che è questo. Okay? Lo posso calcolare se io vado a vedere, tornando indietro, il grafico è quello che è, questa zona qui praticamente dura. Da qui a qui dura 36, 36 candele, ok, 30, 370 qui, quindi 370 finisce qui, ad occhio, eh? Quindi questa è la zona dove finisce il mio tempo long H4, su quello dove mi sto basando. Probabilmente andrà a finire, troppo devo andare indietro così, andrà a finire il tempo anche H16, quindi lo calcoliamo, da qui ho l'H16, finisce a 100, 1470, ad occhio, 1470, quindi da qui, le 4, andare più indietro, più avanti, qui finisce il tempo long dell'H16, ok? Quindi ne ho ancora tanti, guardate, ne ho ancora tutto questo tempo qui, ancora il tempo di salita, più o meno qui. Quindi qui finisce, okay, su questa linea qui, il tempo H16. Ma siccome io mi baso sull'H4, che sicuramente è la forza di chiusura di qualcosina, in questa zona qui io finirò il mio trade rialzista. Poi, quando avrò un'altra possibilità, ritornerò long. Quindi io calcolo su questa zona qui, come zona di take profit, e sono un trader fiero della mia analisi perché ho fatto tutti i miei compitini e sono a posto. Quindi questa qui è la zona take profit. Zona take profit, la mettiamo anche numerica, così abbiamo un livello più o meno 1,4 14.287. Quindi abbiamo un mega trade perché da qui a qui ok? Quindi questo è quello che devi fare. Ma quando hai fatto un trade sul DAX con il conto DAX e non con altri conti che non c'entrano niente, faccio un trade e lo lascio stare. Cos'è che ti salvaguarda dal non aver sbagliato il trade? Cos'è che ti salvaguarda? Vediamo se qualcuno me lo dice. Chi è che mi risponde? Allora, se hai sbagliato il trade perché magari da questa zona qui dove io penso che mi rompa questo canale per arrivare in questa zona, perché i tempi sono long, cos'è che sbaglio se io entro qui long e il mercato scende? Cos'è che mi salvaguarda? Vediamo per questo trade. Bravissimi, bravissimi. Il trading sereno, o meglio, le sides tranquille. Okay? Se hai fatto un trade che vuoi metterti lo stop loss, purtroppo con queste tutte le tecniche funzionano col senno di poi, tutte le tecniche, perché se io adesso io devo entrare qui, entrare qui e mettermi lo stop loss qui, va bene, potrebbe anche avere senso, ma se me lo metto qui magari mi prende lo stop loss perché arriva in questa zona qui, poi mi riparte, ok? Questa è una zona di pullback, potrei mettermelo anche qui sotto, ma tante volte se lo prende, capite? Lo stop loss va messo molto ampio. Io preferisco anche nel DAX, come in tutte le altre coppie, di fare del trading con una possibilità di avere delle operazioni di recupero. Quindi penso già prima all'inizio di quello che dovrei fare. Non vado a spararmi 10 lotti adesso nel contesto. I 10 lotti li posso sparare quando ormai sono nella direzione, ormai il trade si è imbragato e non deve più tornare qui sotto. Allora faccio delle entrate veloci, chiudo, entro, chiudo, entro, chiudo, fino a quando arrivo alla destinazione. Ma in un trade, diciamo, più o meno una zona, non voglio dire precario che non è sbagliata, è una parola sbagliata, ma un trade che ancora non sono sicuro di avere ragione. Guardate dove si è fermato. È stato spinto perché qui è chiaro che entrano le fasi di bassiste. Però attenzione, ancora meglio è quando nella parte alta incominciano a spingere, perché se arriva qui in alto, qui sopra ci sono tutti gli ordini di stop loss. Quindi qui adesso quando ritornerà qui in alto, chi è entrato short qui, chi è entrato short qui, chi è entrato short sui massimi, prenderà lo stop loss ed accelera. Quindi ho fatto già all'inizio la mia idea. Quindi se io devo entrare con qualcosa di pesante, lo farò soltanto se mi rompe questo massimo.
sopra potrò fare dei trade, diciamo, un po' più spinti. Entrate ed uscite, se fate 5, 6, 7, 8 lotti, dovete entrare e uscire dopo 10, 15 pips. Non vi permettete di fare un trade di 50 pips da 2-3 lotti o da 100 pips di 2-3 lotti. A volte succede che avete la fortuna che imbragate bene un trade, ve lo potete tenere anche stop a pari, ma ragazzi, i trade pesanti vanno chiusi subito perché quelli mettono in ginocchio il conto. Ok? Bene, quindi anche per il DAX ho fatto una spiegazione un po' inclinata da tutte queste linee, però purtroppo ho cercato anche di mettermi in automatico. È difficile fare queste cose, okay? Quindi ognuno se le deve fare per sé, costruirsi magari al posto di mettere le linee che diventano un po' un problema, andare a cercare di fare, che ne so, andare a vedere questo è il massimo per esempio di M15 e mi metto qui un rettangolino e gli do un colore che io penso sia l'M15, ok? Quindi posso segnarmi tutti i massimi. Io, per esempio, visto che ho M15, H1 e H4, mi vorrei più, vedo che è più pratico, secondo me, andarmi a segnare soltanto le zone, per esempio, il minimo di H4. Adesso lo disegniamo così, facciamo una cosa simpatica. Cancelliamo queste linee. Questa cosa qui me la metto di un colore, mettiamo bianco, così ci ricordiamo. Questo è il minimo di partenza H4, ok? Quindi posso andarmi a segnare tutti i massimi di H4 e i minimi di H4, soltanto così. Quindi ho già un riferimento, voilà, ho già un riferimento. Ah, va bene. Ho già un riferimento io qui. Poi già ci sono, lo vedo. Questo è l'H4 precedente, quindi questa salita, questa discesa. Ok? Se questa è la discesa dell'H4, mi posso aspettare magari che la parte centrale, quindi cancello anche questa roba qua, cancello tutto di nuovo, vedete che ho trovato il metodo per condividere meglio questa cosa qui. Solo con l'H4, quindi i punti cardine sull'H4, vedete che io volendo potrei anche inserire da questa zona qui, trovo, devo partire dall'H15, un Fibonacci che mi segna questa zona qui, adesso lo mettiamo di un colore che si veda, quindi un po' più chiaro, da questa zona qui. Opa. Adotto questo esempio. E guardate, ok, dov'è il 50%? È esattamente il punto dove si sta fermando. Ok, allora, ma stai andando a conto corrente, Paolo, perché sul 50% di un'espansione ribassista dovresti andare short, giusto? Bene, 38,2. Livello d'appoggio, canale. Notate come restringo sempre di più il mio taglio diventa sempre più stretto. Doppio massimo, tempo finito. Quindi ho già in mente che se mi rompi questo canale qui, non cerco di portarlo su questa zona qui, però il take profit, basato il tempo, potrebbe essere il 38,2. Quindi questa è anche un'altra zona di take profit. Quindi la zona ancora più discrezionale, chiamiamola parola discrezionale, è questa qui. Finito per il DAX, quindi screenshot, potete fare quello che volete. Io mi aspetto poi il prossimo massimo temporale, quindi devo farmi anche queste zone qui, guardate. No, questo è sbagliato. Io vi faccio d'occhio adesso. Vedete questa. Questa qui si avvicinano, guardate, posso cercare una parte dove ci sia più o meno una distanza tra i minimi e i massimi, quindi se questa è la linea, questa è l'altra, questa è la prossima, quindi questo qui dovrebbe essere la mia pressappoco, la mia zona, coincidono poi con tutto il resto, chiaro, temporale, degli effetti minimi, massimi, minimi, massimi, minimi, massimi, quindi questo come effetto. Attenzione, noi siamo... Deriviamo da questa espansione qui, giusto? Come
Cos'è ancora che sta turbando un attimino questa discesa, che invece sta salendo adesso? Cos'è che sta cercando il grafico di dirci? Io sono partito qui e sono diventato rialzista. Sono partito da qui, sono diventato ribassista, sono andato sotto questo massimo che è il massimo di partenza. Da questa zona qui io riparto, ok? Sono in direzione la parte di questa espansione qui sul 50%, potrei arrivare a 38,2, ma in ogni caso, se vado a vedere, sono sopra il minimo di partenza. E anche questa è un'informazione. Trend line regolari vengono calcolate così: minimo, minimo, massimo. Guardate cosa dice il grafico. Oltre a questo, cosa ci dice il grafico? Questa la lasciamo rossa. Facciamo un altro schemino, poi vi lascio perché tante informazioni per un semplice long. Forca di pitch adattata da questa parte centrale, ok? Adattata, guarda, io la metto del colore rosso che così vi rende più semplice il mio pensiero. Non è precisa perché non vado adesso nei minimi dettagli, però per dirvi l'idea della forca di pitch. Cos'è che guardate ancora su questa forca di pitch? Bastone, il massimo, il minimo, lo metto a caso, lo metto parallelo. Guardate caso, il minimo si appoggia su queste zone qui. Quindi queste sono le false rotture, ok? Questa è l'entrata all'interno di questo, in questa zona qui. È ancora il long, fino alla parte centrale. Dalla parte centrale, questa, qui non andrò più long, ma cercherò la fase short. Quindi arrivati poi a fine di questa zona qui, i tempi allineati short, questo sarà short, questo sarà short, questo sarà diventato short, questo sarà diventato short, da nuovo ho finito la mia fase rialzista che è partita qui. Quindi cercare in questa scatola solo l'effetto rialzista. Ok? Vi ho aperto gli occhi su come si trada il DAX. Quindi questa qui, fino a fine di tutto quanto i tempi, io cercherò solo le fasi rialzista. Mi espongo assolutamente, mi espongo perché già mi sono esposto qui dicendo che era long e ha fatto la fase ribassista, anche se sta ripartendo, eh. Adesso mi espongo ancora perché secondo me queste cose qui sono delle finte, chiaro, dell'intraday di chi entra short di là, ma poi il grafico prenderà la sua parte e andrà rialzista. Ok? Chiuso tutto anche per il DAX, c'è cioè, finita l'analisi. Torniamo a noi, l'euro yen continua la sua fase ribassista, cade yen, torna giù. Perché? Ma perché? Ed è tornato nelle zone dove noi stiamo operando. Quindi chi ieri o chi ieri qui del cade yen ha cercato di fare tutto, ha detto c'è la fortuna che c'è tante operazioni in short, ma non si fanno, si aspetta la dinamica discrezionale e essere bravi ad aspettare. Ok? Se fai meno trading, però profittevole, sicuramente ne esci meglio che fare più trading e ti bruciare due o tre conti ogni 2 o 3 mesi, bruciare i conti. Ok? Cioè, a questa adrenalina positiva che ti fai ogni tanto di qualche trade che ti sembra di essere diventato Rockefeller e poi il giorno dopo ti bruci il conto e accumuli ancora più adrenalina negativa di quella positiva. Se invece avessi fatto i conti giusti, ok? E non avessi fatto voler fare voglio i soldi, voglio i soldi, voglio i soldi, voglio i soldi, ma avrei fatto trading, devi fare trading, ok? Non è che devi fare, non devi pensare, devi fare trading. Trading è avere la possibilità di dire: ah, sì, sono tranquillo, devo andare a, che ne so, portare mio figlio a giocare a calcio, ci vado senza pensare. Il telefono lo posso lasciare anche a casa, perché non mi interessa. Ho messo un take profit, non mi interessa. Questo è il ragionamento del trader. Ok? I migliori trade sono quando hai messo un take profit e te ne vai e torni dopo. Ti trovi il trade magari in positivo,
Oppure te lo trovi negativo, ma tanto sai che anche se vai negativo non ti brucerà il conto, avrai il margine comunque alto e avrai tutto il tempo di pensare. E quindi hai pensato con la testa di un trader. Ma se pensi che voglio fare i soldi, voglio fare i soldi, voglio fare i soldi, rimani sempre, fai fare i soldi agli altri perché tanto li butti via, li fai perdere. Ok? Quindi c'è chi fa il trading sul daily, chi fa il trading sul weekly. Chi fa il trading a lungo termine? Perché vi siete mai immaginati perché si fa il trading a lungo termine? Qual è il discorso di fare trading a lungo termine? Vediamo se qualcuno di voi alla fine riesce a capire anche questa cosa. Cos'è che ti fa pensare che un trading daily o weekly sia più semplice? O comunque, cos'è più semplice? Non è più semplice, magari l'esigenza però di avere la tranquillità di fare altro ti permette di fare un'operazione. Io non vado oltre l'H16, l'H4, non mi interessa il daily, però lo guardo il daily sulle mie operatività, ma non lo uso come trading, assolutamente no. Anche se in futuro ci saranno anche delle operazioni sulla chat e dei segnali, ci saranno anche operazioni daily, ok? Comunque questa è un'altra cosa. Il daily ha la particolarità di poter darti un segnale, ok? Tipo questo, bellissimo. Però ha anche la particolarità che se tu entri magari qui ti becchi tutta questa lateralità fino a qui, sono passati 15 giorni e sei di nuovo da punto a capo. Ok? Quindi filtrare la lateralità sul daily non è facile. Ok? Quindi in questo caso guardo i trampolini più stretti, però anche se fai un trade sull'H4 hai tutto il tempo di portare tuo figlio a giocare a calcio, hai tutto il tempo di andare a fare i tuoi hobby, hai anche tempo di andare a fare un lavoro tradizionale. E lo stesso stai facendo trading, fai meno trading ma lo fai profittevole. Ok? Quindi io rimango, per chi ancora non ha capito in chat, euro yen short, CAD yen short e il DAX in long. Queste sono le mie operazioni. Perché non tradi l'euro dollaro, Paolo? Perché l'euro dollaro mi ha rotto le scatole, cioè non riesco ad avere una, anche se mi metto a cercare la trovo, ragazzi e ragazze, non è quello il punto, ma non voglio andarmela a cercare perché andarci a cercare, vedi il grafico è talmente pieno di cose che sto facendo, ci vuole tanto a caricare, andarmi a cercare una soluzione che assolutamente no, non c'è. Allora, ragazzi, sono in lezione adesso, sono in lezione. Rispondo. No. Allora, nel grafico dell'euro-dollaro, dove sono? Qui anche questa cosa qui è terribile. Immaginate che sicuramente un paio di voi ci saranno, che l'hanno fatto. Allora, immaginate questa fase qui. Mercato scende, 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 ok? Qui incomincia a diventare interessante la situazione long. Martedì, lunedì, venerdì, giovedì, da giovedì o da venerdì che cercate il long, mercato in laterale. Ok? Non è bello fare tre, addirittura la campana gaussiana che questo è il minimo potrebbe anche diventare ribassista e continuare la fase ribassista. Quindi questa zona qui per me è no trading. Non c'è proprio, non c'è, non vado neanche a vedere in H4, non mi interessa perché questa cosa qui è una compressione di mercato. Ok? Quindi non posso neanche fare trading cercando di mettermi questa cosa qui. Ok? Cercando di mettere questa cosa qui sull'ultima espansione. Ok? Non posso neanche fare trading su questo andamento qui. Non, il prezzo mi arriva qui, poi torna giù perché siamo ancora nella lateralità. Quindi non lo posso fare. Quindi non posso fare altro di aspettare e di avere delle notizie macroeconomiche che non mi interessano, ma col senno di poi, guardate quanta lateralità che ha portato una media mobile a 48 periodi ad essere praticamente dritta. Quindi questo parla di lateralità. Quindi sebbene l'euro yen scende, l'euro dollaro continua ad essere stabile sui minimi, stabile. Potrà crollare anch'esso, però non mi interessa. A questo punto aspetto che ci sia, vedete qui c'è un segnale long, potrei farmi questo long, per esempio. Okay? Questo long da metodo fascia va fatto perché è una regola, questo va fatto, però se io faccio questo long qui, cosa devo fare? Mi devo prevenire, devo essere discrezionale, ok? Così abbiamo dato anche un altro significato, anche se è il significato suo originale,
devo entrare short. Se io entro non qui, entrerò con il minimo, forse su questa zona qui, con lo stop loss su questa zona qui, fammi vedere, la zona di questa zona qui, oppure posso addirittura accorciarlo sul minimo della candela che mi dà il segnale. Io non entrerò mai senza stop loss. Ok? Poi se entro in chat ve lo dico, ma il DAX e l'euro dollaro starò fermo, non lo faccio. Bene, un'ora e mezza di webinar. Vi ringrazio della partecipazione. Ci tengo molto a non fare le analisi, quelle che poi non portano a niente. Didattica pura, didattica che spiega, didattica che vi risveglia un attimino anche dall'incantesimo di guardare le candele giorno e notte, candele che si alzano e si abbassano, non vi porteranno mai a fare trading. Ok? Dovete focalizzare su altre cose. Adesso torniamo indietro a te, che ieri mi hai scritto: male, non sto bene, grazie. Tu come stai? No, mi interessa che stai male. Ti ripeto, mi interesserebbe più sapere che stai bene. Non è che non mi interessa che stai male, non lo voglio sapere, ok? È una cosa tua, te la devi tenere per te stesso, non mi interessa, fai stare male anche gli altri, ok? Cerca di tirarti su perché non hai motivo di stare male, c'è chi sta peggio, ok? Se avessi qualche altra situazione peggio, ti renderesti conto che questo qui è solamente una tua focalizzare, che volevo fare i soldi, mi sono messo ancora in una situazione ancora peggio. Tirati su, non fare più trading, perché assolutamente non ha senso fare trading se non hai capito, ok, che il trading non è quello che facevi tu. Poi sei riuscito a mangiare tutto quello che avevi poi alla fine, no? Cioè non hai risparmiato niente, perché non sei neanche riuscito alla fine, perché hai perso le condizioni. La visione di quello che dovrei fare. Quindi adesso, forse noi, se tornassi indietro, faresti lo stesso trading? Domanda a te, che aspetto la risposta adesso. Se tornassi indietro, no. Adesso, se però avessi la possibilità di tornare indietro, non faresti lo stesso trading? Allora, mettiamo il caso che da qui in poi tu puoi fare trading di nuovo. Questo è il tuo tempo dove potrai ricominciare a fare trading, perché c'hai di nuovo capitale per farlo. Se ti dico: torneresti indietro, faresti lo stesso trading? Tu mi hai detto di no. E se potessi ricominciare, faresti lo stesso trading? Vedi, non faresti lo stesso trading. Ma quante volte ti sei fatto questo discorso e poi sei di nuovo ricapitato nel fare gli stessi errori? Tante. Allora, quanti schiaffi ti devi dare? Immagina, quanti schiaffi è che ti devi dare? Ecco, ma allora adesso, se dovessi ricominciare, cos'è che faresti? Io faccio questo discorso qui perché io ci sono passato prima di voi. I primi 3-4 anni io non so quanti soldi ho perso, più ne avevo, più ne perdevo. Fino a un certo punto mi sono reso conto: ma se continuo così, continuerò a perdere. Diminuisci i trade, fai un trade solo, non guadagni, non deve interessarti guadagnare, devi imparare a fare trading. Se tu poi ti bastano 1.000 euro al mese per vivere, sai quanto è facile fare 1.000 euro al mese con il trading? Puoi fare 200-300 euro alla settimana, non devi fare 2.000 euro alla settimana. Non sei il lupo di Wall Street, ok? Sei una persona normale, ok? Ma che cos'è il trader? Il trader chi è? Il lupo di Wall Street? Chi è il trader? Warren Buffett? Chi è il trader? Il trader è una persona normale, ma devi proporzionare la tua persona al tuo trading. Solo questo. Non puoi fare 3.000 euro alla settimana se hai un conto da 2.000 euro. È impossibile. Devi fare 200 euro alla settimana, 300 euro alla settimana. Quando il conto diventa più grande, fai anche 500 euro alla settimana, che sono 2.000. Quando il tuo conto diventa ancora più grande, farai ancora di più. Magari poi incominci a fare un sistemino come quello che fa Sirio, che a breve sarà proposto nella chat, il metodo Sirio, che sia in automatico che in discrezionale. Quindi la chat dei segnali saranno segnali di Sirio, ok? Pervenuti comunque da una tecnologia non umana, quindi segnali che comunque lui li sta facendo in manuale, ma verranno fatti in automatico, ok? Questi qui li puoi fare 2 ore al giorno. Quindi, oltre al tuo trading normale, puoi fare anche 2 ore di segnali, ok? Poi si possono fare su 5 minuti, sull'H4, su tutti i time frame, ok? Quindi questi segnali qui, bellissimi, di inefficienze. Capirete poi quanto è bello questa cosa che ha escogitato, che ha scovato Sirio. Quindi, in questo caso,
oltre al tuo training potrai aggiungere anche qualcosina. Quindi ti porti sì, il tuo stipendio a casa ed è quello che vuoi. Quando tu hai fatto 3 mesi di training tranquillo, che non ti hai più, non ti sei messo più in difficoltà, quindi dormi bene la sera, dormi bene la notte, il tuo conto anche se ha 5 operazioni aperte non si brucerà mai perché il margine è comunque sopra i 2-3 mila%, e ogni tanto porti a casa ogni mese i tuoi 1.000 euro, il tuo conto continua a salire. Dopo 3 mesi, sai quanta serenità hai accumulato? Cosa ti serve per fare trading? Cosa ti serve per fare trading? Poi rispondo a quello che mi hai scritto. La serenità, la tranquillità, quella che non hai. Ma se ti viene data la tranquillità a fare queste mega operazioni e bruciarti il conto, o ti metti nelle fogne ancora più profonde? Ok. Dopo 3 mesi che hai, magari i primi mesi hai ritirato solo 500 euro, solo 200 euro, il terzo mese ritiri 1.000 euro, hai una serenità interiore che ti permette di fare trading. Ed è quello che devi arrivare, avere la serenità. Allora, un'operazione per volta con stop loss e chiudere con poco guadagno? No, hai sbagliato. Di nuovo, continui a farmi, torno indietro di un anno dove mi dice, ma io apro e prendo 10 pips e chiudo subito, è sbagliato fare così? Sì, è sbagliato, te l'ho già detto tante volte. Non è giusto avere un rischio rendimento predefinito dove non ha senso. Cosa sanno questi 10 pips? È qualcosa di tecnico? No. È soltanto mi sto cagando addosso, prendo 10 pips. Scusatemi la parola, ma è così. È sbagliato. Se tu hai un trading, io perché sono short da una settimana che continuo ad aprire short, su Euro-Yen e li chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. Ogni salita io vendo, chiudo. Ogni salita io vendo, chiudo. E continuo a fare solo questa cosa qui. Sull'Euro-Yen continuo a portare a casa cassa, 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 cassa. Ok? Quindi non ho fatto altro che tradare sull'euro-yen e mi sono fatto la cazza lo stesso. Quindi se tu adesso sei entrato qui e stai guadagnando 30 pips, è motivo di chiuderlo questo o è motivo di tenerlo? Se hai tecnicamente ragione, hai fatto bene i tuoi conti e hai il tuo margine ok, puoi anche cercare di tenerlo a fare 50, 60, 70, 80 pips. Ok? Perché se tu entri e fai 10 pips, cosa fai dopo? Qual è lo sbaglio che viene dopo aver chiuso 10 pips? Dai, dimmelo. Ti ho risparmiato oggi, eh? Dimmi, cosa fai quando hai chiuso l'operazione 10? La riapri. E allora cosa hai fatto? Di nuovo il pirla. Ok? Quindi hai sbagliato al principio perché ho fatto l'operazione, ho preso solo 10 pips, ma scende ancora, adesso la riapro perché comunque guadagno ancora. Sbagliato, la devi aprire una sola. Il motivo di chiudere un trade è, bene, lo chiudo perché devo andare dal dentista, lo chiudo perché sono le 17 di pomeriggio, lo chiudo perché devo andare fuori a tagliare l'erba, li chiudo perché ho guadagnato, domani ci ripenso. Allora sì, ma non chiudere 10 pips e poi riaprirlo, perché prima o poi ti arriva la mazzata, ok? Piuttosto avere un trade che ti guadagna 30 pips, ok? Allora dico, ok, metto lo stop loss a pari e lo lascio stare, alla fine, ok, al limite non guadagno niente, ma ho la possibilità di guadagnare. Se il consiglio di poi ti metti lo stop loss, te lo viene a prendere, ma non hai perso niente, alla fine comunque non hai perso niente, però ci hai provato. Giusto? Per esempio, mettere un take profit in questa zona qui è molto sensato. Ok, voglio da tutti, voglio che ci sia un riguardo a questo, al discrezionale, ci deve essere una cosa. È incomparabile, è una cosa che non si può paragonare, non si può trasmettere, non si può fare uno a uno, non si può. Io quello che faccio nella mia testa non è quello che fate nella vostra testa. A volte sono simili, a volte siamo allineati, a volte è così, però ognuno ha la sua testa di fare trend. Dovete trovare la vostra via di mezzo. Io non vi posso più dire nient'altro perché la sincerità di dire faccio i corsi di trading dove io posso spiegare anche in un corso di trading. Non imparerai mai a fare trading. Perché il corso di lettura, metodo ciclico, non ha alla fine una metodologia di dire ok, entra qui, esci qui. No, perché è una lettura del grafico. Il resto costruiscitelo da solo. Okay? Non voglio avere un fine, un corso che fai, ah, se faccio questo corso utilizzo questo e divento un multimiliardario. No, 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 impari a leggere i grafici. Tutto il resto viene dopo. Il money management è un argomento che io non tocco perché non ha senso. Non ha senso.
È come dire, ok, in questa cosa qui devi fare questo e questo. Non ha senso. Ognuno per sé deve fare i propri sui conti. Avete visto quando sono spariti tutti questi trader che vendono corsi, tutti questi qua che il money management, tutte queste cose qui. Alla fine non c'è quasi più nessuno che fa niente dal vivo. Fanno tutto registrato e basta. Okay? Qualche cretino si compra il corso, poi se ne accorge che sono due trend line, alla fine non ha comprato niente di interessante, perché non è un corso per fare trading, è un corso per capire le letture, allora è un'altra cosa. Il metodo ciclo ti solleva da una lettura, il metodo fase ti solleva da una lettura. Tutto il resto lo devi abbinare tu, metterci un po' di tuo. Okay? Se poi non sei capace, non fare corsi, non fare chat, non fare academy, non fare niente, non fare proprio neanche più trading. Perdi soldi, perdi tempo. Ok? Grazie a tutti della partecipazione. Ci si sente dopodomani. Questa settimana non ce la faccio, ma forse sì, forse sì. Non vi dico niente perché è in piano un aspetto discrezionale del sistema di Sirio, in cui chiamerò Sirio a darmi anche il nome di questo robot. Il nome sarà logicamente con l'iniziale di Sirio, perché lui è l'ideatore di questo, anche se deriva da una cosa mia, ma lo stesso io non ho seguito queste inefficienze, e quindi è molto bello anche sapere che c'è qualcuno che sopra gli indicatori è riuscito a leggere un'altra cosa. Ok? Quindi c'è tanta roba ancora in preparazione. Grazie a tutti, ciao ciao, alla prossima, ciao ciao.